Oggi la Civica ospita Jacopo Saraceni, produttore e cofondatore di Idea Cinema. Saraceni lavora come produttore e produttore esecutivo per il cinema e la televisione, con all'attivo titoli della portata di Lo chiamavano Gigrobot. In che cosa consiste il tuo lavoro? Fondamentalmente si tratta di analizzare un progetto culturale, in questo caso spesso una sceneggiatura, e diciamo stendere una serie di mansioni, compiti e una progettualità di lavoro che consenta di mettere il regista e la troupe in grado di realizzare il prodotto. Quali competenze deve quindi avere un produttore? Una grossa rete di contatti, importante, e conoscenze di tipo legale, quindi legate anche al diritto d'autore, la contrattualistica, e dopodiché anche la capacità e la conoscenza di come utilizzare gli strumenti di sostegno al nostro settore e tutto quello che concerne l'ambito produttivo, di post-produzione, di distribuzione e lancio. Nella tua esperienza com'è il rapporto tra produttore e regista? Diciamo che è un po' la chiave della buona riuscita di qualsiasi progetto audiovisivo. Ci deve essere una sintonia, capire che cosa è possibile realizzare, che cosa non è possibile realizzare e come risolvere le problematiche. Ci deve essere fiducia da entrambe le parti e sia il produttore che il regista devono sapere e contare sul fatto che l'altro fa tutto per il bene del film. Quali sono le differenze tra le due società di produzione per cui lavori? Una è una società di cui faccio parte, è la mia società di famiglia ed è una società di produzione a tutto campo caratterizzata da una linea editoriale diversificata, cioè fa cinema commerciale, cinema d'autore, opere prime, sia cinema che televisione. L'altra è una realtà più particolare, quella in cui sono soltanto esecutivo ed è una società di produzione che fa capo a un regista e produttore e che fondamentalmente segue per il 90% i progetti del suo titolare, ma che strizza l'occhio al cinema d'oltreoceano attraverso un'analisi di progettualità filmica di genere o comunque non tradizionale. Nel caso della società in cui sono esecutivo è la società di Gabriele Menetti e Lagoon, invece la mia società di produzione è la Idea Cinema. Può dare un consiglio agli studenti della scuola, visto che appunto sono giovani ragazzi che si vogliono affacciare al mondo del cinema, vogliono lavorare in quell'ambito, un suo consiglio? Il primo consiglio è di fare rete con i propri coetanei e con i propri compagni di corso e appena possibile cercare di instaurare una grande quantità di contatti nel settore. Il secondo consiglio è di uscire di casa e di frequentare le aree più consone alla propria mansione, che siano stabilimenti, noleggi, stabilimenti di post-produzione, cinema. Questo è assolutamente quello di socializzare e di essere curiosi al massimo.